per il nostro ciclo sulle missioni italiane all'estero, oggi presentiamo l'Oasi di Alicuri, un sito archeologico che è molto lontano nel tempo, nel senso che andremo a parlare di uno scavo dell'età del bronzo, quindi uno scavo storico, ma è un sito anche molto lontano dello spazio, nel senso che il nostro viaggio di questa sera ci porterà nel cuore dell'Asia, nel Turkmenistan. Alicuri è un insediamento proto-urbano che ha restituito nelle zone abitative, nella zona palazziale, ma anche nelle metropoli che si trovano fuori della cittadella, che ha restituito un patrimonio archeologico straordinario. Un patrimonio di cui tra poco ci parlerà la dottoressa Cetta, che da molti anni scava a Alicuri. Però ecco, tutto questo patrimonio noi lo possiamo inserire in un contesto culturale molto più ampio, molto più vasto, che da alcuni anni viene chiamato complesso archeologico Patrio Mangiano, o con una denominazione, se vogliamo, un po' più intuitiva, un po' vecchiotta, è anche chiamato questo complesso Cultura dell'Oxus. Cultura dell'Oxus perché i primi rinvenimenti di questa grande civiltà del Centro Asia sono emersi proprio lungo le rive del fiume Oxus. Oxus è il nome che i greci, che gli antichi, davano all'attuale fiume Amudalia. Il fiume Amudalia, che qua vediamo nella nostra cartina, io non so se il mezzo si vede così, il fiume Amudalia, che vediamo qua, è un fiume, sì, è un fiume che nasce nel Pamir, che attraversa le gole del Kush, che prosegue poi nella steppa arbustiva dell'Afghanistan e del Turkmenistan, fino a gettarsi un tempo nel lago Baral, oggi si perde nella depressione della piana turanica. Del fiume Oxus ne parlava già Erodoto delle storie. Il fiume, si legge nelle storie, ha di per sé 40 rami che si perdono nelle sabbie. Quindi un tempo questa zona era una zona ricchissima d'acqua, con delle zone, delle oasi, delle tizie straordinarie. Ora, proprio questo fiume, vediamolo qua, è un fiume di forte portata, forse uno dei fiumi più importanti del Centro Asia. È un fiume che ha una lunghezza di circa 2500 km e che lascia nelle zone limitrofe una sorta di lino fertile. Conosce addirittura due piene all'anno, simili al lino del Nilo, per intenderci, ed è proprio lungo le rive fertili dell'Oxus che negli anni 70 sono emerse le prime testimonianze di questa grande civiltà. Sono emerse negli anni 70 del secolo scorso grazie agli scavi degli allora sovietici di Viktor Saganini. Poi negli anni successivi la ricerca archeologica ha enormemente ampliato la propria raggio d'azione, spostandosi anche verso i Turkmenistan, in particolare verso il fiume Murghab, e qua vediamo proprio Gabriele Rossi Osmida negli scali di Alicuri. La ricerca archeologica ha ampliato il proprio ambito, il proprio orizzonte interrogativo, e oggi giustamente, più propriamente, noi veniamo a parlare di cultura bartriana e margiana, utilizzando due termini, la bartriana e la margiana, che era il modo, erano termini che i persiani, gli achemeni usavano per designare le loro satrapie più orientali. Bartriana e Margiana erano la dodicesima, tredicesima satrapia nel VI secolo a.C. degli Achemeni. Oggi il complesso Patrio Margiano riguarda una zona che comprende regioni che appartengono a paesi diversi. Diciamo grosso modo, perché il quadro è un poco più complesso, diciamo che questa grande civiltà include le zone a nord dell'Afghanistan, le zone meridionali del Turkmenistan e le zone sud-occidentali dell'Uzbekistan. Quindi diciamo la grande cultura del cuore dell'Asia. Ora, quando Alessandro Magno nel IV secolo vince l'impero Achemenide, quando Alessandro Magno sconfigge i persiani, sconfigge Dario III e arriva in Triana, arriva in Afghanistan, tra l'altro in Afghanistan, in Bartriana, fonda l'Alessandria Oxiana, straordinaria Alessandria Oxiana. In Bartriana Alessandro sposa
la figlia del satrapo, la principessa Adriana Roxane. Il nome Roxane significa propriamente la bella figlia del padrone del fiume dalle acque bianche e sacre, quindi la bella figlia del padrone dell'Oxus. Diciamo, quando Alessandro giunge in Afghanistan e poi nascerà il regno greco-matriano che produrrà gli splendori dell'Ellenismo orientale, ecco, non giunge in una zona, diciamo, selvaggia e oscura, come si pensava fino a qualche decennio fa, ma giunge in una zona ricchissima di civiltà, che ha alle spalle millenni di civiltà, già prima della presenza persiana, e proprio questa straordinaria civiltà, nel mondo dell'età del bronzo, questa grande civiltà protostorica, aveva raggiunto il suo momento di massimo splendore, potremmo dire la sua coinè artistico-culturale, tra la fine del terzo millennio e l'inizio del secondo millennio. E questa è appunto la civiltà austro-margiana. Quindi sottolineo una cultura, fine terzo millennio, inizio secondo millennio, che è coeva, che è contemporanea alle grandi culture del bronzo che noi conosciamo perfettamente. È una cultura contemporanea all'Egitto dinastico, è una cultura contemporanea al mondo mesopotamico, alle grandi culture anatoliche, è una cultura contemporanea alle culture della Valle dell'Indo, Arappa, Giordano, tanto per intenderci. E oggi noi tendiamo a ritenere che questa cultura del bronzo sia una tra le culture più interessanti e obiettivamente meno note, meno conosciute. Quindi chiediamoci come è nata questa cultura, quali caratteri ha questa cultura centro-asiatica. Ora, questa zona, già nel settimo millennio, conosce le prime forme di sedentarizzazione, le prime forme neolitiche, nascono i villaggi neolitici, i villaggi agricoli, sono villaggi che peraltro molto presto tutta questa zona si avvale di importanti canalizzazioni, già nella cultura irrigua, un'agricoltura con grandi, diciamo, canalizzazioni, è un'agricoltura che integra, possiamo dire, le risorse territoriali con la pastorizia e senz'altro anche con l'allevamento. Non dimentichiamoci che questa zona è aperta a nord alle grandi steppe eurasiatiche, alle grandi culture nomadiche delle steppe eurasiatiche. Quindi l'allevamento dei cavalli ha anche però, a partire, diciamo, dalla fine del quarto millennio, l'allevamento anche dei cammelli, il famoso cammello matriano, di cui parliamo, accenniamo per delle cose che poi adesso andremo a dire. Il cammello matriano è un animale un po' particolare rispetto al bovino e agli altri cammelli, molto simpatico tra l'altro, è un animale che ha delle caratteristiche che gli altri, che i neari per esempio non hanno, non solo sopporta il caldo e dei carichi notevoli, ma ha delle zampe molto robuste che lo rendono adatto a percorrere non solo le zone basse e sabbiose, ma anche le zone montane, ma anche le zone con dei picchi. Qua lo vediamo raffigurato nella padana di Persepoli. Quindi è stato un grande protagonista, adesso capiremo perché, della ricchezza di questa zona. Ora, questa zona ovviamente già nel quarto millennio è molto ricca di agricoltura, peraltro ricordo che è un'agricoltura che conosce anche la viticoltura, che non è una cosa piuttosto interessante, su questo punto non ci fermiamo. Ora, questa zona così ricca già nel quarto millennio, nel terzo millennio conosce un'esplosione straordinaria, nel senso che i villaggi agricoli si trasformano in cittadelle, fortificate, che hanno al loro interno una ricchezza artistica, una ricchezza culturale straordinaria. Ma ci chiediamo come mai, qual è la ragione di questa esplosione del terzo millennio, di questa grande esplosione culturale, artistica del terzo millennio? Su questo sono state avanzate diverse ipotesi. Alcuni studiosi ritengono che questo grande salto qualitativo sia dovuto all'arrivo, come immigrazione. Arrivano dei coloni dal plateau iraniano, arrivano dei coloni dalla Valle dell'Indo e questi danno, diciamo, sono motori di questa ricchezza del terzo millennio. In realtà oggi tendiamo a pensare a una cosa diversa, nel senso che in realtà questo motore propulsivo della ricchezza della civiltà afro-matriana sia riconducibile soprattutto alla grande vocazione mercantile della
che questa zona è una zona ricchissima, di materie prime, e si trovava, viene a trovarsi in qualche modo un po' tutta quest'area centroasiatica, diventa il centro di una grande rete carboniera, con fittissimi scambi transcontinentali che collegano, che relazionano la Valle dell'Indo al mondo iranico e al mondo mesopotamico, il cuore pulsante, possiamo dire, dei commerci, degli smerci, della esportazione del metallo del bronzo. Esportazione di che cosa? Certamente esportazione di metalli, questa è una zona ricchissima d'oro, ma è anche una zona ricchissima di stagno e di piombo, che allora nell'età del bronzo erano indubbiamente metalli preziosi. Quindi certamente una grande esportazione di metalli, ma soprattutto una grande esportazione di pietre. Di pietre che noi consideriamo semi preziose, quali pietre? Certamente il turchese, ma soprattutto il lapislazzuli. E qua ci devo fermare, nel senso che gli unici giacimenti di lapislazzuli che il mondo antico conosce, sono tutti giacimenti che si trovano nel cuore dell'antica Batriana. Quindi tutti quegli splendori artistici che noi troviamo nel mondo antico con gli intarsi di lapislazzuli implicano una via degli lapislazzuli. Tra l'altro, una cosa interessante sulla quale stasera non possiamo fermarci è che appunto questa via degli lapislazzuli è antenata della via della seta. Se noi facciamo un tocco, nel senso che lo possiamo fare, di sovrapporre la cartina della via della seta alla cartina che qua vediamo della via degli lapislazzuli, diciamo che le zone coincidono. La grande via della lapislazzuli è l'antenata della via della seta. Il lapislazzuli, che per noi è una pietra semipreziosa, in realtà che cos'è il lapislazzuli? Il lapislazzuli è una roccia, cioè un insieme di minerali, in particolare la zurite, ma anche la pirite, che dà queste scaglie dorate meravigliose, e anche la calcite. Quindi il lapislazzuli può avere questi cromatismi che vanno dal celeste cielo fino al blu intenso, Ora, questa che per noi è la pietra dei conigli, la pietra semipreziosa, nel mondo antico doveva avere dell'altro valore, nel senso che il lapislazzuli aveva un valore magico, un valore sacrale in tutto il mondo antico. In Egitto, il lapislazzuli dell'Egitto faraonico, quindi è partito come quella pietra che metteva in contatto la terra col cielo, con la polvere di lapislazzuli si tingevano le vesti dei faraoni. Di lapislazzuli si parla nel libro dei morti egiziano, in cui si dice che il lapislazzuli cura l'anima, è la pietra degli dèi, è la pietra che cura l'anima. In fondo un po' lo stesso discorso lo ritroviamo anche nel mondo mesopotamico. Nel mondo mesopotamico il lapislazzuli era particolarmente caro alla dea Inanna. La dea Inanna è la grande dea del cielo, come dea celeste mesopotamica. L'idea tale che c'è una preghiera, ricordo a memoria, in cui si dice, l'orante dice, il mio voto Inanna ti sia caro, ti sia gradito come ti sono graditi i lapislazzuli. Ora, se noi andiamo a vedere un testo sumerico, un'importante epopea sumerica, l'epopea di Barkar, il signore d'Aratta, in questo testo sumerico si legge dei rapporti tra il Barkar, che è il re di Uruk, e il mondo di Aratta, il regno di Aratta. Il regno di Aratta è un regno favoloso, non sappiamo dove sia collocato, ma del regno di Aratta si dice molto a oriente, si dice che avesse delle città dove tutte le mura avevano delle merlature di lapislazzuli, un regno meraviglioso. Nel poema si legge, leggiamo qualche riga di questo poema bellissimo, o sorella mia Inanna, fai che la gente di Aratta dia forma d'arte a oro e argento, fa che porti a valle dai monti il puro lapislazzuli, fa che porti gemme lapislazzuli a Erech, sacra terra, alla casa di Ansar, dove tu stai. Quindi fa che porti i lapislazzuli nel mondo mesopotamico, E in effetti noi andiamo a vedere gli splendori dell'arte di Ur, di Uruk, hanno soltanto qualche grandissimo esempio perché non voglio parlare troppo lunga, e i lapislazzuli sono presenti, questo è il famoso stendardo di Ur,
questa è la bellissima arpa, l'arpa della regina Subab, un'arpa sacra, che ha gli intarsi di madreperla, pietre rosse, lapislazzuli. Qua abbiamo l'ariete, il sacro ariete, l'oro e i lapislazzuli, bellissimo il nostro zu, zu che poi diventa lo stendardo, l'emblema di Nimrud, del dio delle tempeste. Il zu è fatto con la testa d'oro, con degli inserti di rame, con la coda d'oro, ma le ali sono di lapislazzuli. Ma lo stesso discorso vale se andiamo anche nel mondo assiro. Qua vediamo il palazzo di Sargon II, a Khorsabad, il palazzo di Sargon II, la pittura, tanto era amata dagli assiri, l'azzurro degli sfondi delle pitture di Sargon II, sono fatte con dei pigmenti derivati dagli lapislazzuli. E lo stesso discorso vale per il mondo persiano, per il mondo achemenide. Qua abbiamo a sinistra la testa di un principe achemenide fatta di polvere di lapislazzuli e a destra un ferrete fatto di lapislazzuli. Siamo nella, siamo a Persepoli, siamo a Persepoli. Quindi dicevamo il lapislazzuli che era estremamente commerciato e ricercato in tutto il mondo antico. Allora cosa possiamo pensare? Che questo commercio sia, abbia già iniziato a, diciamo, arricchire la zona, probabilmente già nel quarto millennio, visto gli rinvenimenti che troviamo nel mondo antico. Inizialmente forse questo commercio era proprio affidato alle tribù nomadiche. Poi nel terzo millennio, con la potenza calmica, è assai probabile che questa via dei lapislazzuli fosse fortemente controllata dalla potenza accadica. La potenza accadica controllava con l'esercito le proprie vie carovaniere. Quando alla fine del terzo millennio il mondo mesopotamico ha enormi problemi, che noi conosciamo con le invasioni degli amoriti, ecco che a questo punto il commercio continua, ma con maggiore autonomia per la zona centrale. Ed ecco che qui esplode la grande stagione Marsala-Giara, proprio con un commercio maggiormente autonomo. Ci arriviamo alla conclusione con una riflessione, ma com'è questa arte del mondo in generale, della cultura Marsala-Giara? Ma certamente è un'arte sincretica, nel senso che commerciando con il mondo intero ha caratteri, porta caratteri artistici dal mondo intero. Però vi ricordiamo una cosa, che i grandi manufatti di quest'arte sono fatti in loco, nel senso che gli scavi, adesso ce lo dirà la Maceggia, gli scavi si sono trovati gli atelier di lavorazione, e quindi sono in alcuni casi oggetti di importazione che si trovano negli scavi, ma nella maggior parte dei casi oggetti prodotti proprio nel mondo base. E qui facciamo proprio una rapidissima carrellata di alcuni repertori. Allora, diciamo, certamente questa arte risente moltissimo degli influssi delle culture con cui commercia, in particolare di grandissimi influssi mesopotamici e di grandi influssi elamiti, e case elamiti del mondo persiano, non del mondo prima susiano. Facciamo alcuni esempi. Questo è un coperto d'argento di un contenitore fatto da Trano, della Triana, e vediamo questo bovide con la barba a treccia, che certamente è di mesopotamica. Tanto qua questo bellissimo toro di Ur, siamo alle trecce, l'intrecciatura tipica del mondo mesopotamico. Però se andiamo anche a vedere rapidamente altri repertori tipici del mondo bacio-margiano, per esempio le statuette. Queste statuette che possono essere principesse o dee, che sono molto generalizzate nel mondo bacio-margiano, sono statuette composite, fatte per lo più di steatite e di calcite. Anche in questo caso, queste straordinarie statuette, se vediamo questa ultima, vestono il Taunakes, vestono l'abito mesopotamico. Peraltro ricordo che a Ebla è stata trovata una statuetta composita, quindi è indubbio che c'è un rapporto molto stretto anche di derivazione, però questa cultura rielabora questi influssi in modo straordinariamente originale. Ancora due esempi di repertorio, uno è molto caro, le asce votive, splendide asce votive bacchiane.
Queste asce cognitive, asce culturali, asce di parata, possiamo pensare, o anche sia naturalistici che molto schematizzati, come questa ascia a gallo, o anche cognitivi a zoomorfi, in questo caso. Ora, certamente anche queste asce hanno dei prototipi del mondo e la vita e del mondo botanico. Questa è una bellissima ascia degli Zagros e questa è un'ascia ornitomorfa e la vita. E concludo con una delle espressioni più interessanti, a mio avviso, della cultura latino-margiana, quella di oggi, più i sigilli. La cultura latino-margiana ha dei sigilli straordinari, anche qui dei sigilli che molto rimangono al mondo molto mesopotamico, al mondo siriano, sono sigilli sia come in questo caso a cilindro, in altri casi erano sigilli tondi, sia tra foro che con dipartimentati, con animali fantastici, in questo caso, o animali realistici, questi sono sigilli che vengono da Domodedbe, anche sigilli alconici, con diciamo, dei trafori in forma decorativa, molto raffigurati sono i rapaci. L'uccello rapace è tra l'aquila, è tra diciamo, le più insistenti raffigurazioni del mondo latino-margiano, ma anche il serpente, poi vediamo questo bellissimo sigillo dell'uomo che stringe del simbolo degli animali, e quando parliamo di simbolo degli animali e pensiamo certamente alla cultura susiana, alla cultura partolamita del signore degli animali, ma non solo il signore degli animali, ma anche la signora degli animali. La grande dea alata, in questo caso, che qui è assisa sul leone, che rimanda degli stilemi che noi conosciamo molto bene del vicino Oriente. Qua, ecco, questo per far vedere in qualche modo la vicinanza, questo è invece un sigillo iraniano e questo è un sigillo della vita, lo sviluppo di un sigillo della vita, e qui troviamo la nostra signora degli animali assisa sui suoi animali veicolo. Ecco di nuovo la signora Batriana, ecco mi avvio alle conclusioni, la signora Batriana con questo fiore meraviglioso che è proprio tipico di tulipano, che era il grande fiore dell'Afghanistan, che era la grande terra dei tulipani. E concludo dicendo una cosa, passo la parola alla relatrice. Questi sigilli, tutta questa arte, che cosa ci dice? Che siamo di fronte a un'arte di estrema complessità, di grande interesse, ma c'è una cosa curiosa. Certamente dietro sigilli di questo tipo c'è un grande mito, ma questa cultura, a differenza delle culture coeve, non conosce la scrittura. Certamente per quanto riguarda i sigilli vorrei proprio brevemente dire una cosa. Una studiosa di Intelman ha letto in questi sigilli il mito di Etana. Il mito di Etana è uno dei miti più importanti del mondo mesopotamico, io credo che loro lo conoscano, è il mito, abbiamo varie redazioni, questa è la redazione Neo-Assira, è un mito la cui prima redazione è su una tavoletta del primo secolo e poi via via c'è quella Medio-Assira, eccetera. Questo mito è un mito onnipresente nel mondo mesopotamico, nel vicino Oriente, parla della lotta tra l'aquila e il serpente, alla fine l'aquila viene diciamo quasi ucciso dal serpente, il pastore Etana cura l'aquila, ma in cambio chiede di essere portato dall'aquila dalla dea, dalla grande dea celeste, che gli consegna il fiuto magico, il fiuto della generazione, che consentirà al pastore Etana di procreare e di generare la sua stirpe. Ecco, probabilmente noi nel mondo latino-margiano abbiamo le testimonianze di questo mito sui sigilli, però è un'ipotesi, e qua concludo, è un'ipotesi perché questa curiosamente, questa cultura che dialoga con culture che conoscono la scrittura, alla luce delle attuali ricerche non ci lascia testi scritti. Quindi noi abbiamo una complessità mitologica a mano dei testi, noi vediamo dagli stampi delle cittadelle una grande complessità, anche di tipo forse protostatuale, ma non è. Di cui io devo dire grandissimo merito di questi ricercatori, di questi archeologi, perché noi lavoriamo esclusivamente sull'analisi dei reperti. Tra l'altro devo dire anche un merito aggiuntivo, questo dico subito, Anna,
questi archeologi che lavorano in condizioni estreme. Gli scavi in queste zone sono micidiali, sono una difficoltà veramente notevole per questioni climatiche, è davvero un sacrificio enorme scavare in queste zone originali, tra l'altro con una discussione termica incredibile. Quindi lascio la parola alla mia carissima amica Naceggia, che da molti anni scava in Turmenistan e che ci parlerà dell'Oasi di Agi Quinto.